Amici di Vallesina TV, siamo con Gianluca Mucelli, il nuovo presidente del Circolo Cittadino di Jesi. Lasciamo lui il microfono per presentarsi in questa nuova veste, in questa nuova carica. Mi chiamo Gianluca Mucelli, sono avvocato e vivo a Jesi. Da poco, da neanche un mese, sono il nuovo presidente del Circolo Cittadino, struttura credo a voi ben nota, perché è famosa, perché è presente a Jesi da sempre. È una struttura che ho l'onore di gestire per un anno, perché la presidenza dura un anno, e vorrei gestirla al meglio, ovviamente. Quello che mi auguro è che il circolo possa tornare ad essere quello che era, un luogo di intrattenimento, di divertimento, di momenti per passare così in spensieratezza con gli amici, in un contesto invece che stiamo attraversando, purtroppo brutto, grigio e triste. Quindi questo è un impegno che vorrei portare avanti con entusiasmo e cercare di trasmettere il mio entusiasmo, la mia voglia di, così, di passare questo desiderio ai miei soci, di vivere momenti o ore comunque spensieratezza. Ho iniziato questa mia nuova avventura comunque mettendomi intorno persone che stimo, delle quali mi fido ciecamente, e che hanno comunque una, diciamo, un'età, anche se non tutti, ma quasi tutti, più bassa rispetto ai precedenti consigli. Questo sta a significare che il mio primo obiettivo è portare nel circolo comunque linfa nuova, portare quindi quarantenni, cinquantenni a frequentare il circolo, cosa che ultimamente non è più successa. Diciamo che dagli anni 70-80 poi si è un po' fermata, le nuove generazioni sono scomparse. Questo anche per i motivi di qui sopra, cioè di che il periodo che viviamo è un periodo difficile, che probabilmente i miei coetanei o quelli che hanno qualche anno in più sono presi purtroppo da problemi ben più grandi. Però ciò non toglie che potremmo comunque impegnare, anzi che io vorrò impegnarmi proprio in quest'ottica, cercare comunque di dare un valore in più ai cittadini di Jesi nel poter trovare un posto gradevole, un posto molto bello, un posto in cui si possa socializzare, in cui si possa stare insieme e, perché no, creare quella solidarietà che probabilmente stiamo un po' perdendo. In che modo, con quali iniziative pensa di riuscire a coinvolgere queste persone, chiamiamole così, un po' più giovani a frequentare il Circolo Cittadino? Beh, il circolo, grazie alla sua struttura, alla sua grande struttura, offre diverse opportunità, diverse occasioni di incontro. Punto fondamentale è lo sport. Io credo, essendo uno sportivo fin da piccolo, credo molto nello sport, nella cultura dello sport, e quindi chi è appassionato di sport, anche a livello ovviamente non solo agonistico ma anche amatoriale, ha dentro di sé già una predisposizione a socializzare, ha una predisposizione al sacrificio, ha una predisposizione comunque al voler stare insieme. Quindi, sfruttando questo spazio, che è il bellissimo parco dove abbiamo i campi da tennis, che sono parecchi, perché ne sono in quattro in terra rossa e uno in cemento, la struttura polivalente, quella che è sempre coperta, e i campi da tennis, che sono quattro in terra, di cui tre coperti anche d'inverno, comunque danno una grande possibilità di gioco sia d'estate che sia d'inverno. Oltre al tennis abbiamo creato anche l'anno scorso due campi da beach tennis e da beach volley. Quindi anche quelli daranno la possibilità a chi ama fare questo sport di venire al circolo e poterlo fare. Abbiamo un bel campo da calcio che ha dato negli anni comunque la possibilità di organizzare dei bellissimi tornei. Abbiamo aperto una palestra di judo, ce n'è accanto un'altra che potremmo sfruttare per qualsiasi idea che venga in mente, anche diciamo, a questo nuovo consiglio. Pensavamo ad esempio di organizzare una scuola di ping pong, e sarebbe comunque una cosa nuova per Jesi, perché non c'è mai stata. E quindi lo sport da questo punto di vista è sicuramente molto aggregativo e diciamo una chance che il circo deve sfruttare in maniera assoluta. Oltre questo poi abbiamo ovviamente tutto il palazzo, che ci consente di fare tantissime altre manifestazioni che possono dare comunque aggregazione al di là, insomma, della manifestazione sportiva, e quindi magari punti di incontro anche per la sera o prima di cena o anche il dopo cena.
continua la tradizione, ad esempio, del biliardo o delle boccette, cosa che io, ad esempio, in questo mese di neopresidente ho scoperto, non avevo mai giocato a boccette, ma devo dire che è divertente. E quindi ho il piacere di passare alcune serate con dei amici soci di qualche anno più grandi di me, ma comunque delle piacevoli serate. E invito i miei coetanei a venirmi a trovare, perché veramente si passano delle belle serate insieme. C'è un ristorantino che consente ai soci comunque di potersi anche fermare a cena qui, e quindi di passare la cena e il dopo cena in compagnia di gradevoli e piacevoli persone. All'interno del circolo poi abbiamo diverse manifestazioni, diversi corsi. Io insieme ai miei nuovi consiglieri abbiamo organizzato un corso di scacchi, ad esempio, che partirà nel mese di marzo. Ci sono già delle realtà come la scuola di tango, che sta funzionando benissimo e ha un ottimo riscontro. Abbiamo gli amici del Burraco, che si riuniscono due volte a settimana e fanno dei bellissimi tornei. Ci sono gli amici del bridge, che comunque fanno sia corsi che poi gare tra di loro. Oppure la scuola di sommelier, che quest'anno è arrivato al suo secondo livello. Quindi attrattive e motivi di frequentare il circolo ce ne sono più di uno. Insomma, tante iniziative, tante attrattive, dallo sport ai giochi da tavolo al ballo, ma per questo suo ruolo da presidente c'è qualcosa che cambierebbe, che secondo lei non funziona come dovrebbe al circolo cittadino e che magari si pone come obiettivo di modificare se possibile? Ma guardi, le cose da migliorare ci sono sempre, in qualsiasi struttura, in qualsiasi organizzazione. È evidente che in questo periodo così difficile si fa fatica perché per innovare, per migliorare, per raggiungere risultati migliori c'è bisogno di finanza e di una buona finanza, che attualmente reperire non è semplice, perché le banche si comportano, come sappiamo benissimo, si stanno comportando con tutte le imprese, quindi circolo compreso. E quindi gli obiettivi ci sono, ma mi rendo già conto che non sono semplici. Pertanto quello che è il mio obiettivo è mantenere sicuramente questo buon livello, migliorarlo laddove possibile, migliorarlo quindi nella qualità dei servizi che sono già resi ai soci. Questo sicuramente è la mia priorità. Dopodiché, una volta garantito questo, ho in mente, diciamo, delle nuove, diciamo, chance da dare ai soci, ai nuovi soci, e immagino, penso a una migliore collaborazione, ad esempio, con gli amici del Noir. Il Noir è la discoteca che si trova all'interno del circolo, e io ho sempre pensato, quando ero socio, insomma semplice socio del circolo, che questa binomio circolo Noir dovesse essere sfruttato meglio, perché i ragazzi che gestiscono il Noir sono delle persone in gamba, giovani, con tante idee, e il fatto di avere una struttura così grande all'interno della quale si trova questo locale da ballo, sicuramente se studiata bene, se sfruttata bene, potrà consentire di organizzare serate che possono essere all'insegna del richiamo di non solo del ragazzino che va nella discoteca, ma studiandole, ripeto, con questi signori del Noir, creare delle serate nuove, interessanti, delle serate a tema che possono comunque interessare persone che, come dicevo prima, hanno un'età compresa dai 40 ai 50, 60, che probabilmente al Noir ovviamente non vanno, ma se gestite, organizzate in periodi, in serate e in modo diverso, sicuramente possono diventare interessanti, e soprattutto una novità, ecco, per Iesi, che per me in questo momento manca anche da questo punto di vista.